Volontary disclosure, come verrai scoperto se non fai la volontary disclosure? Questo video ti informa su cosa può succedere se non fai la volontary disclosure. Cosa mi succederà se non aderisco? A quali conseguenze andrò incontro se non aderisco? Verrò scoperto? C'è qualche possibilità di non esserlo? Queste sono le domande. Buongiorno, sono Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com che ti parla da Paradeplatz Zurigo. Se stai considerando l'idea di non aderire alla volontary disclosure, la mia professionalità mi impone ad essere molto chiaro con te. Se non approfitti oggi della volontary disclosure, corri dei rischi enormi. Puoi essere certo che verrai scoperto in prossimo futuro, al più tardi nel 2018, ma ti dico una cosa. Ma se diamo retta alla Rosella Orlandi, ti scopriranno poche settimane dopo la chiusura della volontary disclosure. Come sai, gli accordi tra Italia e Svizzera prevedono che a partire proprio dal 2018 ci sia lo scambio automatico delle informazioni. Vuol dire che l'Italia saprà, senza doverle richiedere, informazioni e dati riguardanti i propri cittadini con un conto in Svizzera. Ma è molto più probabile che il fisco italiano entri in possesso di questi dati molto prima del 2018. Gli accordi firmati il 23 febbraio 2015 prevedono nella roadmap altri strumenti molto efficaci e veloci. Gli Stati Uniti d'America e l'Olanda hanno già utilizzato questi strumenti con successo per stanare gli evasori. Sto parlando delle cosiddette richieste di gruppo. Cosa sono queste richieste di gruppo? Per ottenere i dati e le informazioni degli evasori basta inviare a Berna, sede del governo elvetico, una richiesta di gruppo mirata a comportamenti e fatti fiscalmente sospetti. Deve essere mirata la richiesta di gruppo, non può essere una fishing expedition, altrimenti non è valida. Tale richiesta, ad esempio, può essere mirata a tutti quelli che non hanno fatto la volontaria disclosure, come lo ha fatto l'Olanda. O per esempio a tutti quelli che hanno sostanzialmente svuotato il conto. O per esempio a tutti quelli che hanno lasciato la banca e figurano ora sulla leaver list. O per esempio tutti quelli che hanno preso domicilio in Svizzera a partire da gennaio 2015. O per esempio tutti quelli che hanno un conto con clausola contrattuale sulla post restante, hold mail agreement. E l'Italia? Cosa farà l'Italia? Puoi starne certo. La stessa direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rosella Orlandi, ha dichiarato, senza giri di parole, gli strumenti ci sono e chiusa la volontaria disclosure utilizzeremo questa possibilità. Questa ha detto lei, expressis verbis. Vuol dire chiaro e tondo che non c'è scampo. Poche settimane dopo la volontaria disclosure arriveranno le prime richieste di gruppo e una volta scoperti il conto da pagare sarà salatissimo. Uno studio fatto da Caputo & Partners che puoi trovare sul nostro sito dimostra che i costi e le sanzioni possono arrivare a 3 volte il patrimonio detenuto sul conto. Leggi i nostri esempi su casi veri insieme alla nostra tabella. Sulla tabella trovi elencati i costi e le sanzioni quantificati in euro. Se ancora non ti sei mosso, ti posso solo raccomandare di non aspettare ulteriormente. Approfitta ora dei benefici della volontaria disclosure e falla con noi. Questa è l'ultima chiamata. L'esperienza ci mostra che costa molto di meno di quello che pensi. Non aderire è la scelta peggiore che tu puoi fare. Rischi di perdere 3 volte quello che hai sul conto. In più metti in pericolo il tuo patrimonio, la libertà tua personale e la serenità della tua famiglia. Chi te lo fa fare? Se vuoi sapere quanto ti costa fare la volontaria disclosure, nel tuo caso specifico, telefonami subito al numero qui indicato e calcoleremo insieme quanto ti costa fare la volontaria disclosure. Ti offro una consulenza telefonica gratuita del valore di 125 euro. Senza impegno, non esitare,
Fai il primo passo e telefonami senza impegno. Vedrai che dopo la telefonata ti sentirai molto meglio. Grazie dell'ascolto e aspetto la tua telefonata. A presto!